Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4, Common Sense. Nell'episodio precedente siamo riusciti a strappare un po' di territori ai turchi ottomani e abbiamo dato inizio al processo di integrazione della Commonwealth. Quindi adesso sblocchiamo il tasto di pausa e proseguiamo. Allora, abbiamo la possibilità in teoria di revocare i privilegi. Ho pensato di attendere un po', anche perché al momento, come potete notare, avrei 14 principi che voterebbero contro. Questo cosa significa? Significa che questi principi uscirebbero dal Sacro Romano Impero, quindi al momento forse potrei pensare di migliorare le relazioni con loro, ma sicuramente non mi aiuta integrarli. Utilizziamo i due diplomatici liberi per migliorare le relazioni. E con la tecnologia diplomatica al momento la smettiamo, perché per probabilmente una trentina d'anni avremo un monthly increase di diplomatic power negativo, perché l'integrazione del Commonwealth è qualcosa di, lo capite anche voi, non c'è bisogno di spiegarlo, è qualcosa di particolarmente difficile e straordinario, quindi sicuramente andremo a... Avremo bisogno di tanto tempo. Prestigio e... Wow! National Spy Defense e Spy Office con il Geheime Kabinettskanzlei. Una specie di CIA interna. Va bene. Potremmo migliorare la stabilità. Potremmo invece aspettare di avere la tecnologia amministrativa a livello 20 per trasformare la nostra monarchia feudale in una monarchia assoluta. D'altra parte, ormai il nostro ducato è incredibilmente forte, abbiamo già grandissima influenza su tutti i paesi del Sacro Romano Impero. Principi contro la riforma. Vedo che più si va avanti, più i principi contro la riforma diminuiscono e quindi sicuramente attenderò di avere 100 punti imperiali prima di farla passare, perché mi piacerebbe veramente che tutte le nazioni del Sacro Romano Impero accettassero la mia riforma. Anche migliorare l'influenza papale può essere una buona idea al momento. 3%. Ah, vediamo un po' dove si trova lo stato di integrazione. Per ora ci viene detto novembre 1709. Che cosa migliora questa la velocità? La base più 2, la stessa religione più 1, la reputazione diplomatica più 8, ci dà una grandissima mano. Quello che abbassa le chance di ereditare sono la dimensione del paese, ovviamente, meno 81% perché il Commonwealth è incredibilmente espanso, esteso. Allora, abbiamo veramente una grandissima quantità di soldi, possiamo migliorare le cattedrali, forse queste sono gli edifici più semplici da implementare perché vanno a sostituire i templi e io ho templi ovunque. Questa è stata la mia scelta di costruire templi più possibile. Vediamo dove vedo dei numeri, ad esempio dei 20. Quando vedo degli 0,0 evito. Sofia, ecco no. A Sofia dobbiamo fare la produzione, neanche a Tarnovo, perché abbiamo prodotto le industrie, le weapon manufactory. Perfetto. Allora, abbiamo ancora qualche soldo, magari potremmo sviluppare l'infrastruttura commerciale nelle zone che rientrano nel trade node di Venezia, ad esempio Ferrara, è un esempio trade depot. E vediamo anche chi. Anche Milano ricade sotto Venezia, così come Cremona e Mantova. Benissimo. Perfetto. Oh, caspita! Scandalo a corte. Perdiamo stabilità o ducati? Ma ormai i ducati sono talmente tanti che... Ok, ci siamo dovuti indebitare, ma con i Fuggers e con un po' di buone tecnologie non dovrebbe essere difficile ripagare i debiti.
1029, d'accordo. Ho dimenticato una cosa, cioè, mi sono ricordato di una cosa. Potrebbe esserci una politica, una policy, scusate, che abbassa l'annexation cost di, per vie diplomatiche. Servono tutte le idee amministrative per arrivarci. Le idee amministrative sono costosissime, però me ne bastano due per arrivare a quel punto. Quindi sono indecisissimo se sbloccare l'absolute rulership oppure andare avanti e fare due idee. Sicuramente mi aiuterebbe perché un 20% di sconto non è male. Però sono un pochino combattuto, lasciatemelo dire. Ah, Memmingen è appena tornato il diplomatico, ho fatto una sciocchezza. Miglioriamo le relazioni con Ulm a questo punto. Vediamo quanti votano contro adesso. 8. Sì. EZ, la Dalmazia, Ragusa, eccetera, eccetera, eccetera. Ora sono direttamente sotto il nostro controllo, quindi abbiamo l'overextension a zero. Benissimo, benissimo. Adesso praticamente potremo concentrarci su ciò che rimane degli stati italiani e il Vaticano, scendere a sud. Anche perché, se non sbaglio, la tregua con gli ottomani dovrebbe terminare 1682, quindi passerà parecchio tempo. Sicuramente in questo episodio non vedremo una guerra contro gli ottomani. È morto un advisor. Oh, questo è importantissimo. Aspettate. E magari abbassare il costo della stabilità non è una brutta idea. Peccato che però dobbiamo recuperare in fretta il debito che abbiamo contratto perché paghiamo un ducato e mezzo al mese di interessi e questo non mi piace. Diamo una velocizzata. Ultimamente in questi periodi, quando devo aspettare le tregue, quando devo attendere di inglobare dei domini, gioco a velocità 4, cosa molto rara, lo sapete per me, ma poco importa. Una cosa che dobbiamo tenere sempre in considerazione è quella di andare a guardare che cosa sta succedendo in Scandinavia, perché se la famiglia di Asburgo, di Carlo XI, dovesse avere dei problemi, la nostra famiglia Asburgo, l'arciduca Ludovico I, il grandissimo Ludovico I, che ha iniziato a regnare all'età di 16 anni, ricordiamocelo, tanti episodi fa, ed è stato l'artefice di quello che è l'impero oggi. È soltanto grazie a Ludovico I che l'Austria è così potente, forse anche grazie a Maria Teresa. Sono stati i due sovrani che hanno influenzato maggiormente. Ragazzi, questo più 9 nel Diplomatic Reputation è qualcosa di bestiale. È fantastico. Velocizza l'annessione del Commonwealth in modo incredibile, però ovviamente non basta, quindi dobbiamo avere anche tanta pazienza per annettere il Commonwealth. Guardate, 1707, è qualcosa di imbarazzante, è qualcosa di troppo grande. Praticamente stiamo per andare a integrare qualcosa che va da Danzica al Mar Nero e da Cracovia a Mosca. E che penetra poi anche l'Ucraina. È veramente una grandissima sterminata, direi, porzione di terreno. Paghiamo tutti i debiti, forza. Bene. E aspettiamo che siano i nostri alleati a far fuori i ribelli bosniaci perché non ho assolutamente voglia di perdere manpower, eccetera. Però posso alzare l'army maintenance adesso. Ah! Aumenta il baratto, aumentiamo l'inflazione oppure lasciamo che l'autonomia locale salga a Milano, Dalmazia e in qualche altro posticino. Lasciamo che salga l'autonomia locale. Milano adesso ha un bel 30% che cade di praticamente 1,2 all'anno. Va bene, per ora questo è quanto. Abbiamo perso. Oh, ancora! Abbiamo perso di nuovo il grande
artista che ci aiutava, va bene. Perdiamo punti diplomatici, ne abbiamo tanti. Anche se continuiamo a perderne 4 al mese da qui al 1707. Temo che questa riserva non, potrebbe non bastarci, sapete? Brutta cosa. Bruttissima. Tanto sblocchiamo. No, scusate, la tecnologia diplomatica non la sblocchiamo, volevo sbloccare quella militare. Ho rischiato di fare un grandissimo errore. Perfetto. Ora con 82 punti di Imperial Authority, tutti i principi votano per noi. Male, male, male. Dobbiamo aspettare di avere almeno 503-516 per prendere Anastas Bethlen. Molto giovane, anche più 3 in punti diplomatici, sicuramente è quello che fa il caso nostro. E poi sono indeciso se fare passare questa benedetta riforma o no, perché il Liberty Desire di Francia e Commonwealth è molto basso. Ok, torniamo a noi. Il nostro Diplomatic Reputation è sempre 9. Ragazzi, io quasi quasi faccio passare questa riforma. Revoco i privilegi. Privilegi revocati. Nell'anno del Signore 1677, il Serenissimo Augusto Lodovico I di Asburgo, imperatore romano, incoronato da Dio, è convenuto con gli stati del Sacro Romano Impero. La dieta ha portato a una decisione, una mozione che centralizza la politica estera e la politica di guerra di ogni singolo stato dell'impero, che quindi ufficialmente diventa un vassallo dell'Arciducato d'Austria. Domandiamo il voto di umiltà e pare che tutte le nazioni che ora sono nel Sacro Romano Impero siano vassalle dell'Austria. Vassalli che vedo iniziano a chiedere un treno di matrimoni e di alleanze. Io mi auguro solo che, ecco, è andata bene. Come potete vedere, non vanno ad aumentare il limite delle relazioni. Questo mi fa piacere. E mi fa piacere vedere che comunque anche la velocità con cui l'Imperial Authority continua a salire non è cambiata. 0,22. Ciò che mi mette un pochino più in difficoltà adesso è cercare di capire se posso convertire magari ad esempio la Svizzera. Enforce religious unity. Sono vassalli, quindi non possono dire di no. Quindi abbiamo convertito la Svizzera e ora convertiamo anche Gellere. Accettano. Stanno accettando tutti, signori. È bellissimo da vedere. E da 0,22 siamo già passati a 0,24. Stiamo convertendo tutti i nostri vassalli. Ho dimenticato di dare un'occhiata alla cosa più importante. Liberty Desire. L'unico che ha Liberty Desire alto a questo punto è Bar, Brabant e Svizzera. Quindi dobbiamo migliorare le relazioni. Migliorare le relazioni con Bar. Migliorare le relazioni con Brabant. Con la Svizzera invece abbiamo tempo. Chiediamo l'Enforced Religious Unity a Magdeburg. Ma niente, aspettiamo un attimo prima di chiedere di convertire forzatamente tutti i nostri vassalli, perché mi sembra qualcosa di poco sensato al momento. Comunque, convertendo la Svizzera, convertendo Brabant, abbiamo convertito la parte più grande dei nostri principi ribelli. Ci sono soltanto 10 principi eretici in gioco, abbassano l'Imperial Authority. Accidenti, no, questo non ci voleva affatto. Ludovico non vedrà mai la Renovatio Imperii. Non la vedrà mai. Leopoldo IX è il nuovo erede, ha 5 punti monarchici.
ho detto una sciocchezza, era l'erede, è diventato il nuovo imperatore, e il nuovo erede è Karl di Asburgo, della stessa dinastia scandinava, ovviamente, ha 55 anni, mentre Leopoldo IX ne ha 63. E quindi facciamo attenzione, ragazzi, perché accettiamo i matrimoni della Spagna. Alleanza del Portogallo direi proprio di no. Matrimonio reale con Bar direi invece di sì. Anche solo per il semplice fatto che Bar tra i miei vassalli è quello con il livello di riserva più alto. Adesso è diventato Brabant addirittura, con un 7%. Brabant con cui stiamo migliorando le relazioni, d'accordo. Possiamo convertire ancora qualche provincia, perché se intanto i principi iniziano a convertire autonomamente, poi io non ho il problema di richiedere. Perfetto. Non accettano più perché c'è il problema che più si chiede la conversione forzata, meno questi vogliono convertirsi, d'accordo. Per ora va bene così. Utrecht adesso ha Liberty Design più alto ed è tutto dovuto alle relazioni. Dov'è Utrecht? Dovrebbe essere da queste parti. Eccola qui. Ok, molto bene. Allora, 1679, i privilegi sono stati revocati. L'Arciducato d'Austria è tutto quello che vedete evidenziato in verde. Quindi abbiamo l'Arciducato in sé per sé e poi abbiamo l'universo dei vassalli, il Commonwealth della Francia in unione personale e gli stati del Sacro Romano Impero che sono invece, come potete vedere, completamente vassallizzati. Parlando di Sacro Romano Impero, a questo punto io posso cercare di correre verso la fondazione propria del Sacro Romano Impero e lo posso fare includendo stati. E ne ho tanti da includere. Ho aspettato fino a questo momento anche per questo motivo. Siamo già a 22, 23. 25. Ok, ora abbiamo incluso tutte le nuove province del Sacro Romano Impero. Le cose stanno andando molto bene. Devo cercare di arrivare più in fretta possibile ad annettere la Germania. Per un semplice motivo, non voglio avere problemi con Liberty Desire perché vedete che tante sono le nazioni che hanno Liberty Desire. Per fortuna, Commonwealth e Francia sono quelle che mi. Che più mi stanno dando una mano perché hanno un Liberty Desire molto basso, ma tutte le altre invece sono toste. Commonwealth che integreremo veramente molto tardi, quindi quando il Sacro Romano Impero, speriamo, sarà già stato proclamato. Vediamo qual è Liberty Desire di Brabant a questo punto. 4%. Possiamo smettere di migliorare i rapporti con loro e possiamo migliorarli con Lunenburg. Oh, ho sbagliato. Ok. Improve relations. Allora, il nostro sovrano non è il migliore del mondo, lo sappiamo, però anche molto vecchio. Carlo di Asburgo è un buon sovrano, identico alle stesse caratteristiche di Ludovico, scarsa amministrazione ma un ottimo diplomatico e un ottimo militare. È proprio quello che ci serve perché altrimenti perdiamo 4 punti diplomatici al mese e sono troppi. Sono decisamente troppi. Visto che abbiamo tantissimi soldi, io a questo punto mi prendo anche un Asburgo
advisor amministrativo di terzo livello, perché questo migliorerà e non poco la crescita della mia tecnologia. Vedo che comunque i miei vassalli mi supportano e quindi posso farlo. Godiamoci questo momento intanto che è possibile. Se avessi un diplomatico in più inizierei a fare magari un po' di, come si chiamano? Di claim in Toscana. La Bretagna è alleata con la Spagna, quindi chiedere alla Francia di attaccarla è un pochino prematuro. Prima cercheremo di pensare al Sacro Romano Impero e al Commonwealth e poi penseremo alla Spagna. Invece qui vediamo la tregua quando terminerà. Allora, c'è un problema che è un grosso problema di stabilità. Quindi adesso io mi brucio tutti i punti amministrativi che ho, ma 2 punti di stabilità li voglio perché altrimenti, come potete notare, le rivolte sono sempre dietro l'angolo e mi sono un po' stufato. Migliorare i forti, abbiamo i castelli praticamente in Istria, che mi sembra un po' inutile al momento, ma va bene, Vienna, Milano. Un forte potrebbe servire magari a Plovdiv e potremmo distruggere questo di Dividin. Ci sta, quanto costa un castello però? Un bastione, 615. Facciamo subito. E qui costruiamo qualcosa di caruccio per, ecco, la produzione. Allora, quando il castello di Plovdiv sarà pronto, andrà a proteggere una buona area dagli ottomani. Quindi magari poi spostando anche un po' di truppe. Ok, fantastico, Carlo XI di Scandinavia è morto. Era il super sovrano. Haakon è diventato nuovo re a 21 anni e ha già un erede con un claim forte. Peccato. E tra l'altro anche Haakon ha 13 punti. Quell'altro ne aveva 17, era un supereroe, non era un re. E il successore Haakon II, ragazzi, ne ha 15, un altro supereroe. Io non so cosa mangiano questi svedesi a colazione perché sono incredibili. Però va bene. Tanto abbiamo 42 punti, non volevo dirlo così ad alta voce, ma smetto di vendita di titoli. No, la nobiltà non si può comprare e otteniamo un punto di stabilità in più. Speriamo che questo migliori anche i rapporti. Sapete che forse li migliora? Sì. Liberty Desire è basso un po' ovunque, quindi Utrecht è scesa. Ok. Continuiamo a rompere le scatole ai nostri vassalli riformati chiedendo loro di convertirsi. Questo non si può. Questo non si può. Lüneburg si può invece. E Treviri non si può. Oh, che due palle. Ravensburg, eccolo qui. Ok, tutte le volte che converto perdo un punto, lo so, ma pazienza perché nel frattempo i teologi locali iniziano a convertire le province, quindi non dovrò convertirle io quando poi proclamerò la Renovatio Imperium Romanorum. Stabilità o prestigio? Beh, un po' di prestigio visto che la stabilità è già il massimo, non guasta mai. So che mi ricordano, attenzione ragazzo mio, hai la possibilità di una nuova tecnologia. Sì, però mi sono mangiato la metà dei punti diplomatici che avevo e sono solo al 22% dell'inclusione del Commonwealth. Adesso sto veramente riflettendo sul fatto di sbloccare queste due idee e poi dare via alla policy che mi dà un piccolo sconto. Spero che valga retroattivamente perché non ne sono certo.
Tanto qui ci avviciniamo sempre di più. Ci sono solo 5 principi aretici, quindi la velocità adesso di crescita dei punti imperiali è di 0,27 al mese. Ragazzi, praticamente sono 3 punti all'anno. Questo significa che se sappiamo fare bene i conti, nel giro di 3 anni possiamo promulgare la Renovatio Imperio Romanorum e non dovremmo avere nessuno che vota contro, visto che sono tutti i nostri vassalli. Speriamo bene. Veramente. Però ragazzi, adesso penso che sia giunto il momento di salutarci. Questo episodio siamo riusciti a portare avanti la penultima riforma e ci siamo resi conto che effettivamente si può fare, non ci sono troppi problemi da un punto di vista di gestione del Liberty Desire. Da un certo punto di vista potrebbe convenirmi rimanere in questa situazione a lungo. Ci penserò, può essere, però vediamo il prossimo episodio quando supererò i 50, se sarà l'episodio della Renovatio Imperio oppure no. Io per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento. Alla prossima, ciao a tutti, Radio Channel.